Carissimi lettori di Autotecnica, benvenuti nuovamente sul nostro sito. Quest'oggi abbiamo un ospite davvero d'eccezione, la Porsche Panamera Turbo, una vettura che è sempre stata una specie di chiodo fisso della casa di Stoccarda sin dagli anni 60. Beh, pensate che le credenziali di questa vettura sono davvero da brivido. Un'accelerazione da 0 a 100 in 4,2 secondi, 303 sono i chilometri di velocità massima, 500 cavalli e un motore V8 biturbo da 4.008 centimetri cubici. Ma questa vettura presenta per la prima volta tutte insieme alcune novità in anteprima. Prima di tutto il sistema start-stop che spegne il motore durante le soste, accoppiato al cambio automatico. Poi le sospensioni di nuova generazione e l'alettone. Vedete l'alettone che non solo si alza ma si estende lungo tutta la larghezza della vettura per garantire all'auto stessa un migliore attaccamento al suolo. Questa Porsche ha quattro posti, quattro sedili individuali dotati di numerose regolazioni a comando elettrico. La Panamera poi è provvista di portellone che si apre su un vano funzionale e versatile che tante celebrate station wagon dovrebbero avere e che invece non hanno. Ha il piano di carico sufficientemente basso e la zona bagagliaio modulabile. Nell'abitacolo della Panamera l'atmosfera è sontuosa, ricca di inserti di carbonio e di pelle profumata, in sintonia con la filosofia di un'auto d'élite, sia per quanto riguarda la finitura, sia gli allestimenti, col sol centrale che si allunga sino alla zona dei sedili posteriori, equipaggiamenti che comprendono numerosi sistemi di sicurezza sia attiva sia passiva e che si affidano alla tecnologia satellitare per la gestione della navigazione. La quattro porte Porsche è spinta da un motore V8 di 4,8 litri biturbo da 500 cavalli, accoppiato a un cambio automatico doppia frizione PDK a 7 rapporti, trazione integrale. La Panamera presenta alcune novità tecnologiche presenti per la prima volta su una vettura di categoria superiore, come il sistema start e stop che spegne e riaccende il motore durante le soste ai semafori, ma la sorpresa più grande è quando la si guida. Grande e grossa com'è, non ci aspettavamo che andasse così forte e che potesse essere così cattiva. Si deve andare con i piedi di piombo con la Panamera Turbo. In modalità Sport Plus, quella estrema per intenderci, la macchina cambia filosofia. Si abbassa, si comporta come un'auto da corsa. Ha limiti elevatissimi, ma perdona poco o niente. Il rollio è assente, è controllato elettronicamente ed è difficile capire quando si sta esagerando. La Panamera è bassa, verissimo, ma il finestrino si estende parecchio verso la coda, con il risultato di lasciare un'ampia accessibilità per chi voglia accomodarsi dietro. In pratica non occorre piegare il capo o esibirsi in impossibili contorsionismi per mettersi comodi. Ma c'è di più, la Panamera ha sedili piccoli che si restringono verso l'alto. Quattro poltroncine che paiono quasi minuscole se confrontate con quelle monumentali di altre automobili tedesche. Quando si siede dietro non si prova quell'opprimente sensazione di essere separato da chi sta davanti. La visuale è più ampia e la sensazione di spazio è maggiore, a tutto vantaggio del benessere dei passeggeri. La Panamera è un'auto rapidissima, 4,2 secondi per passare da 0 a 100 km/h. Sorprende in positivo il comfort, elevatissimo in ogni situazione, e stupisce un certo ritardo nelle reazioni. Infatti, se si preme l'acceleratore, per qualche istante non succede nulla, anche se si viaggia in modalità sport. Ma è questione di pochi istanti. Poi la Panamera scatta come una freccia, e allora, a quel punto, l'adrenalina scorre a fiume.